Lunedì 17 luglio 2023, buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa. Vi ricordo che questa sera alle 18.30 saremo in diretta con la compagnia della Live. Per partecipare potrete collegarvi, quando a un certo punto condivideremo il link per entrare appunto in diretta, oppure potete mandare un vocale. Il numero è 366-111-2964. Per partecipare alla compagnia della live e anche alla prossima puntata di Talk. Mi raccomando, non mancate questa sera alle 18.30. Parleremo di Milan, mentre questa rassegna stampa parleremo sì di Milan, ma anche di tante altre cose che sono accadute ieri. Ad esempio, il successo dell'Italia Under 19 che ha battuto il Portogallo per 1-0 grazie alla rete di Caiodé, o Caiode, come preferisce lui, e conquistando così dopo 20 anni il torneo europeo Under 19. Quindi complimenti agli azzurrini che hanno anche vendicato il 5-1 patito nel girone proprio dal Portogallo. Poi Alcaraz, il nuovo re di Wimbledon, che ieri al termine di una bellissima partita ha superato Djokovic e tante altre cose, insomma, che andremo a vedere nel corso di questa rassegna stampa che comincia con il Corriere della Sera. Perché intanto un saluto, insomma, così tanto per esulare un momento dal discorso sportivo, un saluto a Jane Birkin che ci ha lasciati a 76 anni, insomma. Un'icona davvero di stile e seduzione, come scrive il Corriere della Sera. E poi ecco qui, Alcaraz è il nuovo re di Wimbledon e l'editoriale di Beppe Severgnini che dice: "Viva le bandiere del calcio, comunque il voltafaccia di Lukaku, non umiliateci con la vostra ingordigia", dice Beppe Severgnini. Tennis anche sulla stampa in prima pagina e anche saluto alla regina delle libertà Jane Birkin. Il nuovo re del tennis Alcaraz vince Wimbledon e succede a Djokovic. Anche su Repubblica trova spazio il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Alcaraz, il tennis ha un nuovo re, scrive Repubblica. Anche sul Mattino di Napoli troviamo in alto, vedete qui, show a Wimbledon, Alcaraz spodesta Nole e diventa re a 20 anni. Anche sul Messaggero di Roma c'è Alcaraz. Ovviamente l'erba di Wimbledon incorona Alcaraz, la resa di Djokovic. E poi c'è anche un po' di calcio sulla prima pagina del Messaggero con Immobile tentato dalle offerte arabe, mentre Dybala ha Morata e dice: "Vieni alla Roma". Questo è l'appello accorato di Paolo Dybala. Veniamo alla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che ci ricorda anche una notizia di mercato che è uscita ieri sera, insomma, l'ufficialità del contratto firmato da Cuadrado con l'Inter. Dunque, dopo aver lasciato da svincolato la Juventus, Cuadrado va all'Inter. Ed è proprio questo il taglio alto della Gazzetta dello Sport: l'Inter fa Cuadrado. Colpo di scena voluto da Inzaghi, la Juve lo aveva mollato, ora il 9, che sarà Balogun o Morata, secondo la Gazzetta dello Sport. Naturalmente c'è un pezzettino di casa Lukaku anche nella testa di Max Allegri, perché Max Allegri segue questa rubrica naturalmente e dunque pensa a Lukaku. Devo dire che c'è anche un po' così, ritorniamo a quei film un po' sexy degli anni 70, no? Con questa foto. Comunque, Max vietato fallire, vedete? Lukaku così, in questo atteggiamento sexy nella testa di Allegri, ovviamente tutto riportato al campo, quindi il sexy dovrà essere poi i gol che eventualmente Lukaku segnerà con la Juventus. Nella sua Juve avanza ancora il, fra virgolette, vecchio. Caccia che sia Lukaku, occhio all'ombra di Spalletti e di Conte. Dunque, per Max, vietato fallire, gli fa il conto in tasca, insomma, la Gazzetta dello Sport rispetto agli acquisti delle ultime stagioni. Ecco. Poi Re Carlos, eccolo qui, comanda Alcaraz, pure Djokovic si inchina, lo spagnolo resta numero uno, è la nuova era del tennis, fa tutto bene, è l'erede di Nadal, dice Gianni Valenti. Sulla Gazzetta dello Sport, l'Italia finalmente, eccola qui, la nostra Under 19 ci regala una gioia, trionfo all'europeo dopo 20 anni, e dunque l'ultima squadra che poteva vincere qualcosa, l'ultima nazionale che poteva vincere qualcosa nel finale di stagione triste per l'Italia di club e l'Italia di nazionale, ecco, è l'Under 19 che vince il trofeo 1-0 sul Portogallo. Un Milan a stelle e strisce. Dopo Pulisic, tu vuoi fare l'americano, arriva anche Musa.
altro americano alla corte di Pioli. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, quindi la speranza è che possa essere così una, la solita voce di mercato, una delle tante che abbiamo letto qualche giorno fa, vi ricorderete sicuramente. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andando al Corriere dello Sport invece, l'apertura è dedicata a Morata. Morata vuole la Roma. Juve, Inter, Milan ci sono ancora, ma Morata ha in testa una squadra. Paris Saint-Germain su Kane, Vlahovic in sospeso. Kane sembrava già del Bayern Monaco, Lukaku a Londra e a fretta. Dunque l'intreccio degli attaccanti continua. Qui Cuadrado all'Inter, vedete che fa la faccia del tipo ah, mamma mia, adesso vado all'Inter, dopo che i tifosi dell'Inter mi hanno odiato per anni. E addirittura ho sentito ieri sera che oggi potrebbe esserci una protesta sotto la sede dell'Inter per l'arrivo di Cuadrado. Vabbè, insomma. Non tutti lavorano di lunedì, evidentemente. Comunque, Alcaré è il titolo del Corriere dello Sport. Carlos trionfa a Wimbledon e si conferma numero uno al mondo. Battuto Djokovic dopo una battaglia di 5-7, non le dice mai visto un talento così. Lui unisce me, Federer e Nadal. L'Italia Baby che vince l'Europeo, l'Under 19, batte 1-0 il Portogallo e conquista il trofeo di categoria. Un salto su Tutto Sport perché l'apertura è sulle botte. Le botte tra Giuntoli e Marotti. Sarà un confronto anche tra, insomma, tra queste figure all'interno delle dirigenze di Juventus e di Inter. Sfide e dispetti rilanciano Juve-Inter, mentre Cuadrado diventa nerazzurro. Da Lukaku a Morata, vedete, Samardžić, Olmo, interferenza al veleno in attesa che si sblocchino i casi Vlahovic, atteso dal Paris Saint-Germain, e Pogba, tentato dall'Arabia. L'ultima mossa bianconera, provare a prenotare Baldanzi per la tre quarti. Poi, in alto, Carlos I d'Inghilterra, Alcaraz detronizza Djokovic e la svolta generazionale. Sono nato quando lui già vinceva i tornei, dice Alcaraz, stop al record di Nole. Dunque, grande campione questo Carlos Alcaraz, davvero. Il mercato del Torino, sfumato Becao, prima scelta di Juric per il dopo Schurs, Doig e gli altri senza sprint, il Toro rischia di perderli. Teniamo d'occhio naturalmente il Torino perché ci potrebbero essere diversi affari di mercato con il Milan, i ragazzi che Italia, l'Under 19 campione d'Europa, finalmente una gioia azzurra, Portogallo dominato al di là dell'1-0 firmato da Caiode, come preferite. Un salto veloce sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli, ad esempio su Marca, ecco qui il Dios salve il nuovo re, dice Marca, qui la gioia di Alcaraz al momento del punto decisivo contro Djokovic a terra, anche per la stanchezza, insomma, dopo una partita molto molto lunga, il re Carlitos, eccolo qui, vedete, con la coppa di Wimbledon, e anche su Mundo Deportivo, Sir Carlos a terra per festeggiare il successo, e anche su Sport, che titola Bestial, il successo di Carlos Alcaraz in quelle di Wimbledon. Bene, andiamo alla Gazzetta dello Sport e cominciamo oggi non con casa Lukaku e nemmeno con tuo fan americano a casa Milan, bensì con l'Italia Under 19. Italia Under 19 che vince e dunque noi celebriamo aprendo così l'approfondimento. È l'Italia più bella d'Europa, scrive la Gazzetta dello Sport. Un gol di Caiodé lancia l'Under 19 in presa azzurra. Il Portogallo è KO. Dopo 20 anni gli azzurri vincono il trofeo. Alessandro Della Valle, leader in difesa. Il trionfo di Bollini ora può puntare anche alla panchina dell'Under 21, che sappiamo essere vacante, agli azzurrini anche le loti del presidente Gravina, che risposta al disfattismo. Tac! Naturalmente queste sono le vittorie molto belle sul momento, poi un minuto dopo che è finito il festeggiamento arrivano le parole dei nostri politici che, come dire, riportano tutto alla dura realtà, ecco, la durezza del vivere. Comunque complimenti agli azzurri, davvero agli azzurri Under 19 per questo successo molto molto prestigioso, anche poi contro una squadra, insomma, forte come il Portogallo. E allora, visto che è stata la domenica dei trionfi, celebriamo anche Alcaraz. Adesso comando io.
La Gazzetta dello Sport dice: la nuova era, doma Djokovic, sbanca Wimbledon e resta il numero uno. Nole inizia forte, Carlos rimonta ma si va al quinto set, il ventenne spagnolo non trema davanti al re di Spagna. Spero venga ancora, dice, porta fortuna, è un sogno che si realizza, so che resterò a questi livelli, dice il giovane tennista spagnolo. Dopo il primo set mi sono detto che dovevo salire di livello, altrimenti sarebbero rimasti tutti delusi. E Novak in lacrime dice: noi rivali lo spero, non so per quanto sarò ancora in giro. E dunque questa è la sintesi di ciò che è accaduto ieri a Wimbledon, in un ambiente molto, molto charmant, insomma, no? Molto elegante. E veniamo, passando da Wimbledon, veniamo, molto eleganti, non tutti, devo dire la verità, perché qualche caffonaggia in giro si era vista ieri sugli spalti, ma insomma in generale, ecco. Ad esempio c'era Daniel Craig vestito proprio da James Bond, stava veramente molto molto bene. Comunque, non solo moda questa rubrica, ma è la rassegna stampa sportiva. E quindi andiamo alle robette di casa nostra. Non c'è proprio casa Lukaku, ci sono i conti in tasca a Max Allegri. Max, un carissimo flop, è l'allenatore più pagato della Serie A, riparte dopo due stagioni fallimentari nonostante gli investimenti. Allegri terzo al via dopo due anni senza trofei è il più a rischio e gli si fa già, insomma, un po' così la corsa dietro con altri allenatori, le ombre di Spalletti e Conte, spettri che aleggiano sul tecnico livornese. Oggi si radunano alla Continassa anche gli ultimi nazionali, poi venerdì la partenza per la Torino degli Stati Uniti, come il Milan. Rispetto al 2022 non mancano varie alternative se le cose dovessero mettersi male. Dunque Max Allegri, insomma, potrebbe quest'anno rischiare più dell'anno scorso, dove ci sono state anche tante vicende societarie, insomma, che hanno contribuito a una stagione difficoltosa per la Juventus, che comunque tecnicamente avrebbe finito quarta in campionato. Il vecchio che avanza è l'approfondimento della Gazzetta, ovvero: caccia Lukaku e che sì, la Juve di Giuntoli non parte da Kvara. Niente cambio di strategia, Allegri spinge ancora una volta per creare l'ennesimo instant team. I profili ricercati non sono giovani, ma rispecchiano per ora le richieste del tecnico livornese. E anche le scelte dell'Inter rispecchiano i desiderata del proprio allenatore, e allora in nerazzurro a sorpresa veste Cuadrado. E l'Inter fa Cuadrado, l'abbiamo capita, Cuadrado, avete capito, non la battuta, la spiego perché magari quelli della Gazzetta pensano che non si capisca. Lì fa Cuadrado, l'ex Juve scelto da Inzaghi, che adesso ha trovato l'alternativa a Dumfries per la fascia destra. Polemiche sui social. Quello qui, colombiano, ex tra l'altro Udinese, Fiorentina, Lecce, insomma, tanti stagioni in Italia, colpo a sorpresa che divide i tifosi, accordo di un anno a 2,5 milioni netti. Questo è l'accordo di ieri. Qui ci sono le immagini, insomma, di un simpatico Juventus Inter in semifinale di Coppa Italia, una bella rissa. E vabbè, però insomma, sappiamo che calcio moderno è così, cambia e si va avanti come mi insegnano. L'Inter però adesso è senza centravanti e quindi cerca qualcosa, si muove su diverse piste, una di queste porta ad Alvaro Morata, l'altra porta a Florian Balogun, d'attaccante di proprietà dell'Arsenal. Alvaro usato sicuro, spunta anche Guai, vertice nerazzurro per andare oltre Lukaku. I preferiti sono l'attaccante spagnolo ex della Juve e il talento Arsenal, che da strappi e imprevedibilità piace pure la rivelazione del Montpellier in Ligue 1, e cioè Guai. Eccolo qui, poi Taremi, che insomma anche qui lo si affibbia un po' a tutti quanti, e poi c'è Beto anche. Ecco, questi sono i nomi per quel che riguarda l'attacco dell'Inter. Per quel che riguarda invece le vicende di casa nostra, quindi di casa Milan, il titolo della Gazzetta dello Sport scelto è piuttosto emblematico ed è: Milan te la do io l'America. Assalto a Musa, lui ha detto sì, aria di diavolo a stelle e strisce. Dopo Pulisic, i rossoneri vogliono chiudere per il centrocampista statunitense, pronti 18 milioni al Valencia. E il flop, poi, lasciando stare, non cominciamo la settimana così. Il
PSU ci prova per De Ketelaere, quindi buone notizie per chi insomma, vuole cedere il belga. Gli olandesi pensano appunto a lui, i rossoneri disposti a trattare con il diritto di riscatto. C'è ancora distanza tra le richieste e l'offerta, pare che il PSU abbia offerto 18 milioni e mezzo circa di euro. Il Milan vuole per l'appunto inserire un diritto di riscatto per il club olandese che ha perso Xavi Simons e sta cercando il suo sostituto. Ma la Gazzetta dello Sport non solo, diciamo, ci rimanda a quelli che sono gli acquisti anche diciamo mediatici per il pubblico americano, ma soprattutto a un'analisi, un approfondimento un po' più serio, ovvero quale diavolo è più forte, perché qui si vede, insomma, si vedono le differenze. Nuovo Milan, snodo Reinders, se Tonali non sarà rimpianto, la squadra sta cambiando pelle, specie a centrocampo, più muscoli e più forza tra ieri e domani. Ancora una volta si disegna un Milan col 4-3-3 con Loftus-Cheek, Reinders e poi Pulisic in avanti. Questo potrebbe essere il disegno del Milan per quel che riguarda la stagione che è appena iniziata. Staremo a vedere cambi naturalmente anche a Napoli, perché è arrivato un nuovo allenatore, quindi c'è da capire anche lì come si giocherà. La Gazzetta scrive: è un altro Napoli, Garcia dalle stelle ai giovani, i campioni sono già sotto pressione. Francese in ritiro mostra attenzione anche per i primavera, vorrei lanciarne uno in prima squadra. I big in arrivo, ieri è giunto Anghissa, eccolo qui che lo vediamo, insomma, ai primi test medici, intuizione in una mattina, così De Laurentiis ha scelto DS Meluso. Il nuovo dirigente dice accordo in 20 secondi, servono idee per essere credibili. Queste le parole del direttore sportivo del Napoli. E poi, a proposito di centrattacco, no, come si diceva una volta, c'è sempre il punto sulla Roma, perché la Roma è alla ricerca di qualcuno che possa sostituire, almeno per diciamo, l'inizio di stagione, Abraham infortunato, e si continua naturalmente a fare il nome di Scamacca. Scamacca aspetta, ma senza accordo la Roma saluta, il club chiede il prestito con diritto di riscatto, se il West Ham non molla si cambia obiettivo. L'attaccante ha già detto sì al ritorno a Trigoria, con Mourinho crescerà ancora di più, e c'è da capire se sia più diciamo la Roma interessata a Scamacca oppure Scamacca interessato alla Roma. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. L'appuntamento è a questa sera alle 18.30 con la compagnia della Live. Vi ricordo il numero di telefono per mandare i vostri messaggi vocali, che è il 366-111-2964, e noi ci vediamo questa sera a partire dalle 18.30. Buona giornata a tutti.